Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nuovo video. Io sono Andrea e questo è il mio canale. Oggi giocheremo a Pokémon Zaffiro. Spero che questo video vi piacerà. In tal caso mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ma prima di iniziare, sigla! Come vi dicevo nell'anteprima, faremo una run di Pokémon. E niente, iniziamo subito con la partita. Sto giocando dal cellulare, ho attaccato la tastiera per essere più comodo e se riuscire a fare qualcosa di carino. Allora, partiamo subito col gioco. Un nuovo gioco, cosa ti ho fatto aspettare? Ci trovi il monte di Pokémon, venuto in via, ma per tutti sono prof Pokémon. Questo è un Pokémon, una bella. Queste terre sono abitate da creature che si chiamano Pokémon. Ok, vivendo al loro fianco, gli umani funzionano meglio. Altro deciso sono la torre. Molti si coalizzano con loro per sfidare altre persone. Malgrado questo profondo legame, non sappiamo tutto sui Pokémon. Sono molti segreti ancora che devono essere svelati. Per questo mi dedico alla ricerca sui Pokémon, è la mia principale occupazione. Ok. Un bimbo o una bimba? Un bimbo. Non ho capito, tutto chiaro. Che uso il mio nome. Perfetto. Allora tu sei Andrea e mi stai trasformando ad Albanova. Va bene, la città natale, è chiaro. Bene, vuoi iniziare? La tua personalissima avventura sta per cominciare. Armati di coraggio e tuffati nel mondo dei Pokémon che attendono sogni, avventure e tanta amicizia. Ti aspetto più tardi, vieni a trovarmi nel laboratorio di Pokémon. Per l'amicizia. Ok. Andrea, sono qui tesoro. Il viaggio sul camion dei traslochi deve essere stato faticoso. Stavo leggendo del camion dei tedeschi. Questa è la nuova. Ti piace? È promosso nella nostra nuova casa. Non è curiosa, ma sembra molto confortevole, non credi? E c'è anche una stanza tutta per te. Entriamo. Guarda, cosa dici? Non è bello qua? Mi fa contrastare che stanno giocando i traslochi. Ma c'è un po' che fanno i traslochi. Sì, va bene. Saltiamo là, c'è sta cosa che tanto non ne frega niente a nessuno. Andiamo a cambiare questa mannaggia di ora. Che ore sono? Nove. Allora, no, non devo andare da troppo a questo punto. Eh no, no, facciamo così. Tutto il giro. Non ti lascio andare del mattino, ma poi... Questo l'ho risolto al seno.
Qualcosa da dire. Giustissima Nicosa. Va bene, va bene. Cacchio, ho messo velocità 3. Due sono le opzioni. Scusate, ho messo velocità del testo perché sennò siamo un'ora. Però possiamo scegliere anche la cornice. Ma così è. A posto. Andiamo. Che fresco. Peccato, non so che fare. 10. Ciao. Ok, andiamo a... No, dovremmo andare sicuramente sul prato. Quello in pericolo, tutte queste cagate qua. Ah no, è vero, è la prima... No, niente, non andare più qui. Credo che andavamo su di là. Vabbè. Non li posso. Ma che cosa deve fare per una ricerca? Ma se non è finito, vabbè, non c'è. Ops, no, ho ripreso a parlare. Basta, basta, basta. La sua prossima sarà sicuramente... Oh, prova! Se ne va ancora. Ah, devo andare davvero, che deficiente. Niente, si è dimenticato. Non è vero. Dove è tutto la vita, sto cosa qua. Adesso mi sono venuto in cinque, non so che devi andare. Andiamo sopra che c'è la tizia lì. Sorbice. Va bene, ci vediamo dopo. Okay. Facciamo, possiamo fare qualcuno, cosa possiamo fare? Qualcuno deve aiutarlo, andiamo ad aiutarlo. Ad aiutare questo povero pirla che si sta facendo ammazzare da un po' di un professore che non c'ha una Pokéball in tasca. Come la Torchic, Mantip e Trico. La Trico è quello d'erba, la Torchic è quello di fuoco, Mantip è quello d'acqua, vediamo. Allora andiamo a Mantip, dai. Il Mantip c'è il Poké di livello 2. Azione. Vado avanti. No, muore. Azione, sbagliamo. Ok. Esperienza. Un secondo. Selvatici dell'erba alta, mi ha salvato, grazie. Ah, cioè, tu sei Andrea, non ho il posto adatto per chiacchierare, vieni al mio laboratorio, Pokémon. Aiutati, ti va? Bene, ciao Andrea, ho sentito tanto parlare di te, ma devo giocare. Ma so che non sei ancora cresciuto il tuo Pokémon, ma come ho notato prima capisco che hai del talento. Suppongo tu abbia preso da tuo padre, di certo è così. Ah sì, grazie per avermi aiutato prima o poi tenere il tuo Pokémon che hai scelto. Ma che io. Abbiamo Mankip. Adesso parliamo lì. Mi dare un soprannome Mankip. Ci sei uno? Noi gli diamo un soprannome. Va bene così. Tu invece cercare vera? Non cercare vera? Perché danno sia per la corsa? Perché se andare a piedi sono bestemmie.
sa che ancora non ce le danno questi pezzi di scappello. Forse. Beh, facciamo qualche lotta. Scusate, ho accelerato il video. Azione, ho accelerato il video. Se la novità vedete, la voce più dolcissima. Sarebbe così e sarebbe anche lì una madonna. Bene. La sbrighi subito però. Adesso di qua sono andato a mangiare un attimo questi tecchini non va a essere ripetuto. Fango. Dobbiamo arrivare al livello 7, poi dobbiamo cercare di curarlo, dobbiamo vedere. Quindi... Il fango sbaglio mi faceva lo sbaglio mi sa che non faceva una mazza. Ah no, c'era mai lo fango sbaglio. Era stupido salvo, non so un cazzo, ok. Quando sberliamo un faccio in due face. No, andiamo a curarci e andiamo a sfidarla anche se siamo a livello 6. La distruggiamo, ma perdiamo malissimo due livelli in più. Mettiamo, ciao, vedo che mi pare che ha regalato un Pokémon. Già che ci siamo, lottiamo, ti fa vedere cosa vuol dire essere un allenatore. Azione.
Dai. Azione. Azione. Un brutto colpo, mannaggia. Azione. Doppia azione così a caso. Va bene. Grazie un attimo. Capisco perché mio padre ha tanta considerazione di te. Vedi quel Pokémon da poco con te già si è affezionato. Potresti fare amicizia con questo tipo di Pokémon. Ora devi tornare nel laboratorio. Andiamo in laboratorio. Siamo veloci. Siamoci anche tu. Va bene, sto tornando nel laboratorio. Guardate che curare il mio amichetto. Andiamo trinco. Arrivederci, arrivederci. Ok, questo è il laboratorio. Mi aiuta sempre a fare le ricerche. Già, aspetta il allenatore, tieni, ti do le mie ricerche, vorrei darti questo Pokédex anche a te. Ricevi il Pokédex, va bene. La tecnologia resta da tenere per ogni Pokémon. Visto, ho catturato. Vero, la porta sempre con sé. Ogni volta che cattura un Pokémon raro, il Pokédex ne registra i dati, poi Vera mi cerca anche se sono fuori. Va bene. Gli studi e mi fa vedere. E Andrea, ora vai. Ora hai un Pokédex anche tu. Questo è quello mio, guarda, ho una cosa per te. Ho tutta una Pokéball. La metti via la Pokéball. È divertente catturare un sacco di Pokémon divertenti. Andare in giro dappertutto in cerca di diversi tipi di Pokémon, va bene. Se trovate dei graziosi, li catturerò con la mia ball. Va bene, io ce l'ho le bolle io. Ho 5 Pokémon. Se me le date probabilmente me le ha appena date e mi sono dimenticato. Perfetto. Andiamo su. C'è la mamma che ci scassa le scatole. Hai fatto vista a Proc Beach? Che Pokémon adorabile. Certo prof. Viene la mia scarpe da corsa. Ci corro più veloce. Ok. Ok. Ciao. Sì, posso correre. Ora vediamo che Pokémon catturare all'inizio. Per farlo non ci voglio di farlo. Sale livello 8. Percorso 12. I bambini da battere qua. Matteo Bullo. Mamma che attenzione. Bam. Ruggito, ma cosa vuoi fare con Ruggito? Vai, vai, vai. Cazzo, ok. Ancora azione, vai, vai. Obrigato. Tu? Perca, quanti punti esperienza. Va bene, ciao.
situazione. Quindi è morto. Mi è calato la difesa. Mannaggia lui. Attenzione. Esatto, mi manchi per figlia. Esperienza. A livello 9. Trudy. Quindi sempre lui. Worm player, worm player. Non mi merda, worm. Ah no, beh, worm player. Non sei vermi tipo. Dai. Ho sminchiato la precisione adesso. No. Ma la velocità, azione. Mamma. Facciamo così, la prossima città catturiamo un Pokémon. Però non ho. Ha preso pistolacqua, grande Mankip. Non l'ho finito. Ok. Ok. Mettiamo di questa qua. Azione. Uno strumento. Strumento. Pozione. La pozione. Pozione. Cura dalla vita. Cura dalla vita. Notar. Vediamolo perché no, cazzo fallisce. Mannaggia Mankip. Un po' veloce ma. Okay. Scusate il fastidio. Vedi qua. Questo è il papà.
Sei proprio tu, Andrea, mi hai fatto un'andata di strada. Non credo che se l'abbia fatta per le tue forze. Oh, adesso vedo che hai portato la squadra di qualcuno. Bene, uno. Di solito tua moglie diventare un allenatore come me, Andrea. Che bella notizia, non vedo l'ora. Questo è Rocco. No, non è Rocco. Lino. Altro limite. Quando vorrei portarmi un po'. Però è ancora che un po' quindi, non so come fare. Ah, capisco, io ho sentito. Accompagna lì a catturare un po'. Accompagna moglie a catturare un po'. Ma ci zaino. Wow! Ho anche una bolla, che culo. Niente, qua è la basta, eh. Solo una bolla, una sola. Cazzi tuoi, se lo prendi bene, no. Il voce di uno zizza con un ras. Ma zizza non... Il zizza con un... Dove è che ti fermasse? Adesso non mi ricordo. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ball, usa. Cazzo, tira sta cacchia di ball. Poi c'ha i capelli che arrivano qua. Ah, questo Pokémon è mio ora, è mio! Va bene, non ce ne vale. Abbiamo fatta, ringrazio. Bene, ciao. Fammi andare, devo per scatole. Fammi chiuderlo, tu nella palestra. Non mi interessa, non ti provo a 40 e non spessarti la faccia. Ok. Gli abitanti del luogo se hanno qualcosa da darci. Giù vecchietto. Quando ero giovane ho navigato mare, ho scontato montagne, va bene. Sing, mi piacerebbe partire all'avventura con alcuni Pokémon, tornare sull'erba umida, creare varie, eh. Di nostalgia. E già deve essere meraviglioso. Vi dicono. Questo bambino stupido. Il mio viso si riflette sull'acqua. Sei proprio stupido, con un sorriso pieno di speranza. Ho preso un nuovo cupo e silenzioso, lato di paura. Cosa vedi il tuo riflesso? La mia faccia. Ciao. Allora, qui ce ne sono altre casupole. Io non le ho mai esplorate tutte. Se devo vedere le robe, eh. Diventa il nuovo capo palestra della città, che lo abbia fatto in yoga. Va bene, ciao. Questo? Ho sempre una norma una volta, ma è troppo forte per me, come posso spiegarmi? E ti ha fatto il chiurlo, come penso anche io per i Pokémon. Così forte. Vabbè, andiamo via. Allora, questo qua è la spiaggetta, no? Che bella. Supporra. Dai, ispirami. Questo mi ispira, insomma. Mannaggia. Un sito si volte. Beh, io direi un'imbalazione. Non togli nessuno. Un sito comunque dovrebbe essere erba. Dovrà terra. So che era erba. Vabbè. No, la patata si è incazzata. Sembrava quello dell'avvenimento. Non c'è un cazzo, sto facendo azione. Peccato, aia. Beh, un po' un po' quelli che ti danno in faccia, no? Un po' questo acqua.
e fondali marini? Sembrerebbe sì che nel mare ci sono i fondali marini, probabilmente. Andiamo a provare un attimo il Pokémon. Vediamo la prossima città e poi ci fermiamo qua. Questo è un Pokémon, si chiama Gappy. E è un Pokémon. Guardi dolci. Aspettiamo un attimo perché qua sta diventando troppo forte, ma anche poi non riusciamo a pigliare i Pokémon. Riusciamo a catturare i Pokémon. Mi parla del vecchietto. Le bacche. Vediamo le bacche. Due bacche. Bacca arancia, bella. Due bacche arance e due bacche pesca. Guardate la pesca. Ma certo, accetto la sfida, ho molti soldi, bravo! Zizzarazzinizzo. Otta. Pistolato, laviamo sto cane ogni tanto. Vedi? Che soffre l'acqua adesso. Picchiato male. Certo che ho avuto la meglio. Facciamo un attimo così che salviamo. Salva. Ok. Sicurezza. Allora. Mia mosche. Adesso mi piace un Pokémon con le 8. È pazzo. Bambino retino. Un pistolacco lo stesso. Vediamo se gli faccio qualcosa. Lo sputo d'acqua. Va bene. Altro pistolacco. Io non ho sotto altro, dai! Altro pistolacco. Brutto colpo! Schiatta! Schiatta l'acqua! Pistolacqua! Sei merda, cioè non potevo allenarli, no? Sei merda. Mannaggia. Sono tutti i Pokémon che ci sono in giro. Perché ce ne sono 4 all'inizio, ma cazzo. L'antiparalisi serve contro la paralisi. Se il tuo Pokémon è paralizzato, lo puoi disparalizzare con l'antiparalisi. Questo è della Slim. Mi sembra si chiama Slim. Per caso hai visto un Pokémon chiamato From Shorts? Così mi piacciono da matti. No. C'è preso una trappola. Non è vero che c'è quel Pokémon qui. Ah, questo è impazzito. Lo vedo io. Una replica del Temidro, una persona che attiva.
un po' che viene. Sto l'acqua. E laviamo sto cane. Un'altra sciacquata. E via. Il crocco lo porti via. Credo che è proprio del fegato ad intrometterti negli affari del team Hydro. Forza, voglio la rivincita ancora. Mi piacerebbe, purtroppo non ho più Pokémon. Nel team Hydro siamo sulle tracce di qualcosa a Ferrugilopoli. Ferrugi ti lascia andare. C'è un casino. Ci è mancato un pelo. In realtà non mi hanno rubato il Pokémon. Insegna con noi c'è una bella Mega Ball. Grazie, una bella Mega Ball. Ancora, levati dalle scatole. Dimitro non ha anche detto che erano sulle tracce qualcosa a Ferrugipoli. In emergenza, non c'è tempo da perdere. Beh, andiamo. Arrivo anch'io. Un bel trailer. Credo che c'è un bambino sotto quello. Batterlo. Io no. Non fare finta di niente. Ah, niente. Sto riuscendo a entrare nell'erba alta, sennò c'è le lotte. Io penso che chiunque se sia arrivato fin qua l'ha capito. Da solo. Quel Pokémon ancora non cada. Non è forte se non cada, non è sembra. Che fa cadere, non cade, è più l'acqua lo stesso. È tutto in terra sto coso. Ciao, non cada. Quanto sale di terra, non cada. Un bel strumento. Ah. Vai, Vumir. Mondef. Fuschia. Andiamocela perché dobbiamo prendere etere, grande etere. Via. Noi non abbiamo taglio, andiamo su. Andando su troviamo il fiorista. Anche le bacche. Fruttarolo. Un bello Zigzagoon. Guarda, non vedo l'ora di non catturarlo. Ciao Zigzagoon. Allora, pozione. Pozione, non c'è più niente. No, non c'è più niente. Il gatto mi sta distruggendo la casa, un secondo. Cosa fai? No, Zaino, no, non uscire da questo combattimento. Via. Allora. Via. Uga. D'accordo. Oh, ce l'ho fatta. Oh, io gli inculo le barche. Non so che puoi impiantarle. Sì, piantiamo una barca. Ma caranche, come abbiamo fatto. Il gattino. Okay. Sto facendo tutto il gatto. Sì. Un'altra bacca arancia. Adesso andiamo. Gatto! Basta! Allenatrice! Aspettiamo questa allenatrice qua. Thank you.
questo lato. Se si lo zither un lo si scioglie. Ma sì, lo zither. Ecco qua. Dai. Ne mancano pochi. Stiamo battendo tutti. No, tale. Non posso usare piccola acqua. Mannaggia. Non devo usare la nozione. Non dovrebbe essere erba acqua, però fanno magari un sacco di controlle. Urca che aspira. Mannaggia lui. Azione ancora. Ah, fango. Dai, mi devo 14. Cos'altro, cos'altro? Dai, su, su. Ok. Aia. Azione. Soprattutto il primo capo palestra. Roccia, quindi cacchio antiparesi ce l'ho. Meno male. Dai, azione. Non voglio sparalizzare adesso. Aia, adesso minchia, non voglio schiattare adesso. Vai, questo attacco. No! Mannaggia te, zaino. Aspetta. Avvenimento. Pure la paralisi, la bacca ciliegia. Ok, ho provato a paralisi sto stronzo. Speriamo che faccio in tempo ad attaccare. Ok, se mi ispirava un'altra volta mi sa che mi fregava, però adesso lo uccido io. Non male che l'ha fatto la bacca. Ma lì c'è. Sono i bambini. Aspetta, mi piglio una pozione che non è GPS, non è poche. Il gatto mi ha appena preso lo sforzo. No, gli ho già battuto il pezzo della soluzione. Come scassate male. Scassiamo questo qua. E le altre bacche, soprattutto. Il Magikarp è fortissimo. Studiamo. Camerala. Quanto è bello? La precisione, ma non fa più splash, no, lo fa. Non succede nulla, è più inutile del mondo, anche a prendersi. Ok, devo fare un attacco. Splash fa fallire gli attacchi. Se lo farà azione, ammazzalo subito. Lo scopriremo al prossimo Magikarp. Sì, sì. Non è brutto. No, strano, gioca un Magikarp. Azione. Beh, grande attacco. No, non succede nulla. No. Invece se facevano... E facendo splash si attiva di più una volta su un milione se vuol venire al 100. A caso. Una bella bacca miela. Non sta qua, se vuoi. Mi spiega come funzionano le bacche, ma sono una bacca stagno, grazie. No,
Piantiamo, piantiamo che la prossima episodio lo raccogliamo. Io voglio fare la paralisi, piantare. Poi sveglia un po', ma castagna, che può essere utile. Eccoci qua, il nostro, nostra nuova città. Ecco qua. Arrivederci. Eccoci qui. Direi che il video finisce qui. Salviamo. Così. Salva qui, salva. Non si è salvato. Vabbè, direi che il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. E scrivetemi qualcosa nei commenti se vi è piaciuto o non piaciuto. E la prossima volta sfideremo il primo capo palestra e cattureremo il secondo della nostra avventura. Alla prossima, ciao! Sì, sono 47%.